Bentrovati con Transport, il nostro approfondimento sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica. In apertura torniamo a Rapallo, dove Transport insieme a Telenord ha organizzato un importante convegno, un forum sul mondo dello shipping, dei trasporti, dell'intermodalità e della portualità. E allora andiamo a sentire altri protagonisti di questo convegno che ha riscosso davvero tanto successo. Giovanna Braieri, direttore regionale di Trenitalia. La Liguria è un territorio che ha difficoltà dal punto di vista logistico per i trasporti. Intanto, come si guarda al futuro, come si può migliorare sempre di più il servizio ferroviario per i passeggeri, in questo caso perché parliamo di trasporto urbano, locale, regionale, in un territorio che ha da sempre sofferto da un punto di vista anche morfologico, da questo punto di vista? Allora, innanzitutto come Trenitalia, società che fa parte del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato, noi siamo costantemente attenti a quello che appunto è il monitoraggio di quelle che sono le abitudini e le nuove modalità di trasporto dei nostri viaggiatori. Delle modalità che sicuramente in questa fase, in questo contesto, tengono conto di alcune diciamo, ripercussioni che sono state generate dal periodo del Covid, cosa che troviamo ad esempio in un cambiamento importante nelle frequenze di viaggio dei nostri viaggiatori e anche nelle modalità, nella necessità che ci esprime appunto il nostro cliente di fruire di un servizio sempre più interconnesso e che possa contare su diverse modalità di trasporto. Proprio appunto per l'ascolto appunto di queste nuove esigenze e dobbiamo tener conto sia appunto di una diversificazione delle frequenze ma anche di una forte attenzione all'aspetto economico, proprio per il contesto inflattivo che naturalmente vede un'inflazione in crescita. Il nostro viaggiatore ci chiede anche grande attenzione all'economicità, quindi il trasporto pubblico sostanzialmente deve vertere su quelli che sono i temi di affidabilità del servizio, quindi puntualità di questo servizio, ma sicuramente integrazione, intermodalità, sicuramente sicurezza e certamente anche sostenibilità ambientale. Tutto questo con un'attenzione all'aspetto appunto economico. E tutto questo va anche in funzione di quello che viene definito MaaS, Mobility as a Service. Si sta pensando anche a sistemi di integrazione tra vari sistemi di trasporto, quindi potersi connettere con il treno a qualche altro servizio più locale, più urbano. Sono all'ordine del giorno iniziative proposte di questo tipo? Assolutamente sì, infatti nel polo passeggeri diciamo, sono comprese società come Trenitalia che si occupa appunto del trasporto passeggeri ferroviario in Italia e ci sono anche società come Bus Italia che appunto si occupa del trasporto su gomma, urbano ed extraurbano e questo proprio nell'ottica di poter traguardare un servizio che sia sempre di più intermodale e interconnesso, che possa fare di quello che è il trasporto ferroviario una soluzione per le persone che arrivano, che approcciano anche il nostro paese in tutti quelli che sono i punti di entrata. Quindi guardiamo ad una interconnessione rispetto a porti, rispetto ad aeroporti, rispetto a quelle che sono le stazioni. E quindi il nostro obiettivo, l'obiettivo delle nostre attività è proprio mettere in comunicazione questi punti. Un esempio ligure, ad esempio, può essere quello della Genova Air Link che abbiamo creato, proprio un modo di interconnessione tra l'aeroporto Colombo di Genova e il servizio ferroviario regionale. Quindi questo mostra proprio l'ampia sinergia. Naturalmente l'attenzione del polo passeggeri di Trenitalia riguarda anche quello che è un trasporto rivolto al turismo, quindi un trasporto occasionale che può essere appunto sia di ingresso come spiegavo prima, può essere anche un trasporto con attenzione al trasporto lento, quindi ad esempio con convogli storici, quindi su linee che magari sono state dismesse dall'esercizio commerciale ma utilizzate proprio per raggiungere luoghi e mete turistiche, magari per far conoscere meglio ancora il nostro territorio. Un'altra esigenza a cui possiamo e vogliamo naturalmente rispondere è quello di poter dare una interoperabilità, interconnessione anche a livello di sistemi di prenotazione, di pianificazione, di programmazione del viaggio e arrivare quindi a quella che può essere una sorta di piattaforma che riesca e riuscirà a coniugare tutti questi elementi.
Ok, siamo qua col vicepresidente di Federlogistica, Davide Falteri. Allora, un evento importante per Regione Liguria, ma non solo, ma si parla tanto di infrastrutture. Sul territorio Ligure come siamo messi? Quali problematiche ci sono? Con quadro generale. Allora, l'aspetto infrastrutturale è determinante, ma a Genova in particolare stiamo vedendo uno sviluppo di quello che è stata l'auspicio e la premessa degli anni passati. Mi riferisco alla diga, al terzo valico, quindi alla ripresa dei lavori del terzo valico, all'opportunità di andare a implementare tutta la rete ferroviaria. Chiaramente sono le infrastrutture materiali sono determinanti per poter portare la nostra regione, ma soprattutto la città di Genova, per renderla sempre più protagonista di quelli che sono gli scenari legati alle rotte internazionali. E su questa strada ci siamo. Chiaro che ci vorranno i tempi necessari all'attuazione, sicuramente ci saranno anche delle varianti da dover considerare, ma questo fa parte del gioco e sicuramente essere partiti è il vero asset, è il vero valore aggiunto, perché il pensare ai rischi e non intraprendere mai la strada dell'innovazione sicuramente ci allontana sempre di più da quelli che sono gli scenari di competitività. Poi abbiamo un altro aspetto molto importante che è legato all'infrastruttura digitale, che non è forse ancora tanto percepita nel scenario collettivo, ma è determinante. Quanto sia importante la digitalizzazione l'abbiamo visto nell'epoca della pandemia, dallo sviluppo dell'e-commerce, ma l'e-commerce non ci dimentichiamo che non è nient'altro che l'attuazione di un bisogno dato da un cliente che attraverso la supply chain, che è la catena della fornitura, che si differenzia un po' dal vecchio concetto di logistica, no? Nel immaginario collettivo la logistica è le operazioni di approvvigionamento, di magazzino. La supply chain passa da quello che è l'approvvigionamento delle materie prime fino ad arrivare al prodotto finale che viene portato a casa del cliente, passando attraverso azioni di marketing e valutazioni dei mercati globali attraverso sistemi digitali di intelligenza artificiale. Capite bene che in un mondo sempre più interconnesso e sempre più digitale è importante ed è fondamentale far sì che l'infrastruttura digitale affianchi l'infrastruttura materiale per dare un valore aggiunto a quello che è un porto come il nostro, che poi è uno dei porti più importanti d'Europa, il primo porto d'Italia, per poter crescere. Abbiamo la fortuna di ospitare quello che è l'arrivo dei cavi internet dall'Africa, ma ospitare soprattutto le società che gestiscono lo switch dati sul nostro territorio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire rendere più competitivo il nostro territorio per quelle imprese digitali che, innestando la loro sede sul nostro territorio, possono avere un vantaggio competitivo in termini di utilizzo di costo della banda internet, della banda dati, ma allo stesso tempo lavorare in maniera sinergica con le imprese della logistica per creare sviluppo. Uno sviluppo che passa attraverso le infrastrutture è vero costano, ma non è un costo che viene riversato solo a vantaggio della nostra città, è un costo che chiaramente viene sostenuto in una logica di sviluppo non solo dell'Italia, ma di buona parte dell'Europa. Quindi tutti gli interventi, gli investimenti fisici e digitali che vengono fatti a Genova portano un vantaggio competitivo al paese, perché chiaramente è un porto dal quale passano i maggiori traffici commerciali. Ha parlato di digitalizzazione, il presidente Toti anche oggi ha parlato di fondi del PNRR. A che punto sono i fondi del PNRR legati appunto alla digitalizzazione? Ahimè, i fondi del PNRR legati alla digitalizzazione sono a un punto morto, in quanto ad oggi non è stato speso ancora nulla, e questo è un problema, perché la digitalizzazione nel settore della logistica la si gioca in questo momento, quindi rischiamo che questi soldi non arrivino o vengano destinati comunque ad altre opportunità. E ci dobbiamo fare delle domande, perché sicuramente tutto quello che è stato il lavoro sulla piattaforma logistica nazionale su IRNET negli anni hanno portato ad un utilizzo di risorse pubbliche, ma ad un risultato che ad oggi è praticamente inesistente. C'è bisogno invece di attivare tutti quelli che sono i processi della digitalizzazione che passano attraverso il mondo delle imprese e non il contrario, nel senso che tutte le imprese oggi hanno i sistemi informativi interni, si tratta solo di definire qual è il protocollo di comunicazione, ma non si può
dobbiamo pensare ad una prospettiva invece di integrazione dei dati, perché sarebbe pericoloso da un punto di vista di sicurezza dei dati, ma anacronistico in termini di protezione dei dati stessi. Quindi noi ci auspichiamo che vengano fatti dei passi avanti, quindi l'appello al Ministero dei Trasporti proprio a declinare sui progetti legati al digitale, legati alla logistica, quelli che sono chiaramente i finanziamenti che permettono veramente alle imprese di poter crescere. Matteo Catani, amministratore delegato di Grandi Navi Veloci, questo convegno per i trasporti, per l'intermodalità, la vostra è una compagnia leader, soprattutto anche in Liguria, tra i vari porti, quindi siete una delle eccellenze sotto questo aspetto. Sì, Grandi Navi Veloci nasce per sviluppare l'intermodalità. Il concetto di autostrada del mare che conosciamo oggi in realtà è stato sviluppato proprio con il contributo di Grandi Navi Veloci, che ha fornito l'esempio per uno dei primi progetti pilota che erano stati inseriti nel libro bianco dei trasporti, diciamo redatto dalla Comunità Europea, dalla Commissione Europea a inizio anni 2000, quindi è uno sviluppo che accompagna le autostrade del mare. Su Genova e Porti Liguri sicuramente abbiamo un peso molto importante. Oggi con soddisfazione abbiamo ascoltato il Vice Ministro Rixi parlare dell'importanza delle autostrade del mare e quanto le autostrade del mare possano essere una risorsa proprio nel contesto che sta vivendo il mondo dei trasporti in Italia, un mondo dei trasporti che dovrà rinnovarsi da un punto di vista infrastrutturale e regolamentare nei prossimi anni, che avrà particolari strozzature nei trasporti terrestri. E in questo contesto le autostrade del mare potranno certamente, così come, proprio come lo ha detto il Vice Ministro, essere una risorsa, perché consentirà proseguire lo sviluppo dei traffici nei prossimi anni, sgravando la rete autostradale che sarà impegnata da opere infrastrutturali nuove piuttosto che da opere di ammodernamento e manutenzione delle esistenti. In questo contesto per noi è particolarmente rilevante sottolineare l'importanza di rinnovare strumenti che possano assolutamente sostenere lo sviluppo del settore. Ve ne sono due: il rinnovo flotte, il provvedimento rinnovo flotte che diciamo incentiva investimenti per il rinnovo di medio e lungo termine delle flotte in ottica green e di maggiore efficienza, e l'altro, strumenti che vanno indirettamente a sostenere il settore e direttamente a sostenere l'autotrasporto, come il mare bonus, che sono strumenti che agevolano lo shift modale che è stato auspicato dal Vice Ministro. Perfetto, hai detto tutto. Più di 800 lavoratori, più di 1000 automezzi, più di 2 milioni di Teus movimentati ogni anno, con 200.000 trasporti e 42 milioni di chilometri percorsi. Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. E adesso ci spostiamo al PSA SEC di Genova, dove nei giorni scorsi sono stati caricati a bordo della porta container Ningbo Express tre yacht azimut lunghi rispettivamente 21 metri, 16 metri e 14 metri, destinati agli Emirati Arabi Uniti con porto di sbarco Jebel Ali. Le operazioni di break bulk, ossia la movimentazione della cosiddetta merce convenzionale come componenti o parti di motori, elicotteri, casse fuori misura, yacht,
e tutta la merce che non può essere contenuta all'interno di un container sono aumentate del 52% nel 2022 rispetto al 2021. In particolare la movimentazione degli yacht è aumentata del 33% negli ultimi 12 mesi. A Secchi inoltre c'è una squadra di operai specializzata proprio in questo tipo di movimentazione e a seconda del tipo di break bulk viene stabilita la modalità di sollevamento ottimale della merce, che viene messa in sicurezza con l'ausilio di distanziatori, telai o fasce per agganciare, sollevare, rizzare e fissare la merce. E dopo questa particolare operazione di carico, di cui abbiamo visto anche qualche immagine, ci spostiamo a Roma per parlare di MaaS, ovvero Mobility as a Service, la mobilità come servizio per gli utenti e soprattutto di digitalizzazione dei pagamenti, in un appuntamento organizzato da Club Italia. Piero Sassoli, presidente di Club Italia, intanto complimenti per questa iniziativa che avete organizzato a Roma, per questo convegno. In Italia la digitalizzazione dei trasporti sta partendo, è partita però a macchia di leopardo, si può dire così? Sicuramente si può dire in questo modo. La ringrazio intanto per i complimenti per la giornata di oggi. L'Italia è caratterizzata purtroppo da una situazione molto diversificata da zona a zona e anche per quanto riguarda la digitalizzazione noi stiamo assistendo a realtà in cui siamo delle punte di eccellenza nel panorama europeo e ad altre che sono molto indietro perché mancanti di sovrastrutture tecnologiche e purtroppo per parlare di digitalizzazione bisogna avere delle basi organizzative e tecnologiche senza le quali non è possibile andare avanti. Facciamo un esempio concreto nel caso della bigliettazione elettronica, che è uno dei fondamenti per poter parlare di MaaS. Chi utilizza ancora il biglietto cartaceo non è in condizioni di fare MaaS. Quindi alcune caratteristiche sono proprio di base che devono essere eliminate e risolte. Ripeto, pian piano stiamo incominciando ad andare avanti, però ancora esistono molti settori del paese e lo vedremo nell'inchiesta che oggi pomeriggio presenteremo. Esistono ancora molti settori del paese che sono indietro e sulle quali bisogna investire. Bisogna investire dal livello pubblico per cercare di portare un substrato tecnologico minimo per poter veramente parlare di MaaS. Quanto è importante in questa esperienza, nell'esperienza di MaaS, nella digitalizzazione, nello sviluppo del nostro trasporto, il privato a sostegno del pubblico? Ci sono alcuni paesi in Europa, mi corregga se sbaglio, che forse sono un po' più avanti, penso a alcuni paesi del nord, però lì la funzione è stata sostanzialmente una funzione di privati, non c'è mai stato l'intervento pubblico. Come possono convivere invece queste due realtà? Come devono convivere in Italia? No, sicuramente devono convivere, però fino ad oggi tutte le esperienze avute in Finlandia, eccetera, gestite appunto, come diceva correttamente lei, da private, riguardano piccole esperienze, perché se vogliamo parlare invece di esperienze fortemente significative, il trasporto pubblico locale deve essere la spina dorsale di questo. A cui devono affiancarsi tutte altre situazioni di mobilità condivisa, di sosta, di taxi, quindi è necessario veramente parlare di un completo, una completa situazione che preveda tutte le varie forme di mobilità per poter parlare di MaaS. Pensiamo che poi sostanzialmente parliamo di MaaS e parliamo di mobilità al servizio del cittadino. Però la situazione vera, oltre che migliorare la qualità della vita del cittadino, è far sì che ci sia uno shift modale dal mezzo privato a un mezzo condiviso, qualunque sia. Perfetto, siamo nel caso della sostenibilità ambientale, perché è quello il vero tema del MaaS, cioè inserirsi in un modo per poter migliorare questo shift modale. Allora, cerco di spiegare velocemente perché i complimenti non erano né casuali né assolutamente eccessivi. Io credo che ascoltando quanto vi state, il vostro confronto di questa mattina, si riesca a capire, a riempire un po' meglio di contenuti questo acronimo MaaS, che è un acronimo fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. E le chiedo quanto è importante in questo momento anche per il trasporto, anche per la digitalizzazione e per il trasporto, che ha subito inevitabilmente un periodo di grave difficoltà durante la pandemia. Quanto è importante il PNRR, quanto è importante la scadenza del 2026? E è una domanda che facciamo un po' a tutti i nostri interlocutori,
Ecco, c'è la consapevolezza che il PNRR deve essere soltanto un momento di partenza, lo ha recentemente sostenuto proprio il vice ministro delle infrastrutture Rixi intervenendo a un convegno. Ecco, è un punto di partenza anche per la mobilità. Sicuramente è un punto di partenza. Noi stiamo venendo da anni in cui, come ha ricordato lei, per quanto riguarda il Covid e tutte le varie situazioni, dopo una serie di anni in cui lo shift modale a favore del pubblico stava lentamente prendendo campo, siamo tornati molto indietro e ancora non siamo ritornati ai valori del 2019. Quindi bisogna recuperare questa situazione. Il PNR è una cosa fondamentale, però giustamente è un punto di partenza. Qualcosa a supporto degli investimenti. Gli investimenti sono quelli che servono poi per tenere in piedi la situazione da un punto di vista gestionale e organizzativo. Sicuramente non è l'arrivo, è un qualcosa da servire per dare slancio e la parte della digitalizzazione, secondo me, in questo fenomeno è importantissima. È importantissima per cercare di poter risolvere quello che è l'obiettivo vero, come dicevo prima, che è la sostenibilità ambientale di questo Paese complessivamente. Cerco di sintetizzare e poi la ringrazio e la lascio al suo convegno. Cerco di sintetizzare quanto si può capire, sono riuscito a capire del convegno di questa mattina. La mobilità in precedenza era gestita come chi offriva servizi di mobilità metteva quei servizi a disposizione dei passeggeri e degli utenti, e su quei servizi bisognava adeguarsi, su quei servizi bisognava costruire la propria giornata lavorativa, la propria vita. Ecco, MaaS in qualche modo permette di sviluppare il sistema contrario, sei tu che dici a chi fornisce il servizio, sei tu utente che decidi di usufruire del trasporto pubblico, che dici al trasporto pubblico, a chi ti fornisce il servizio, come vorresti tagliare questo abito su te stesso. Ma infatti la cosa stessa è l'acronimo di MaaS, no? Mobility as a Service, è il cittadino messo al centro, quindi sono tutti i sistemi di trasporto che si integrano fra loro, e come veniva detto anche stamattina sarebbe bene che si integrassero già a livello pianificatorio iniziale per fornire quindi un'offerta molto più adeguata dell'attuale. Comunque vengono messi tutti a favore di un cittadino che ha semplicemente la necessità di spostarsi da un punto A a un punto B e gli deve essere resa la vita la più facile possibile, cioè deve capire qual è la miglior combinazione di sistemi, deve poter pagare un'unica volta le situazioni, cioè tutte quelle che sono le altre parti, deve lasciare al sistema. Bravissimo nel raccontare, grandi capacità comunicative, Presidente Sassoli, ma anche grande esperienza. Allora, e poi la lascio davvero, mi descriva quelli che sono i vostri obiettivi, la giornata ideale di un passeggero da qui al 2026, come dal suo risveglio, ormai consultiamo tutti telefonini e tablet per vedere come possiamo muoverci, perché in questo momento le città, comunque molte città, sono ancora alle prese con difficili problemi di trasporto. La giornata ideale, l'obiettivo del Presidente. Ma diciamo che la giornata ideale è che un cittadino, quando si alza, sa che deve quel giorno fare una catena di spostamenti, muoversi, deve semplicemente fare una query in un'app in cui viene risposto cosa deve fare, qual è il modo migliore secondo quello che lui richiede. Potrebbe volersi muovere nel modo più economico possibile, nel modo più veloce possibile, nel modo più friendly possibile. Quindi queste sono scelte, in base a queste gli vengono fatte vedere tutta una serie di possibilità, lui sceglie e deve poter pagare una volta, appunto, e poi dopodiché è a livello del clearing fra i vari sistemi di mobilità che tutto le fa venire. E voi siete qui per permettere che questo si possa fare davvero tutti i giorni e nel minor tempo possibile, in tempo reale, così. Diciamo che oggi la presentazione clou della giornata sono state la presentazione delle linee guida operative. Come dice il termine stesso, operative, si smette di parlare del paradigma, di nuova mobilità, eccetera, ma si incomincia a mettere i piedi nel piatto. Cosa bisogna fare per poter fornire un sistema di questa natura al cittadino? Grazie davvero, Presidente, buon lavoro. È tutto per l'appuntamento odierno con Transport, vi ringraziamo per averci seguito.